capitolo che è veramente denso di significato. Ci sono tanti insegnamenti e varrebbe la pena continuare a meditare su questo particolare capitolo, perché è un testamento spirituale di un uomo che ha vissuto gli eventi di cui parla la Bibbia e che può testimoniare in effetti di quello che è stata la sua vita. E noi ci ricordiamo chi è Giosuè. È uno dei due, lui e Caleb sono entrati nella terra promessa, gli altri no, gli altri hanno girato per il deserto per 40 anni, pensate. E erano trascorsi soltanto 2 anni dal momento in cui erano usciti dall'Egitto e già erano addirittura d'arrivo, potevano già entrare nella terra promessa. Solo che Giosuè e Caleb, insieme ad altri esploratori, vengono mandati nella terra promessa, ritornano entusiasti per quello che erano i frutti del paese. Hanno portato dei frutti eccezionali, un grappolo tua che per portarlo c'era bisogno di una stanga portata da 2 persone, pensate, un grappolo tua e melograne e così via. Quindi entusiasti per quello che riguarda veramente questo paese dove c'era un frutto abbondante, dove scorreva latte e miele, ma impauriti al massimo perché avevano visto queste città fortificate e difficili da espugnare e degli abitanti che mettevano spavento, tanta era la loro statura, no? È stata mandata tempo fa la figura di uno scheletro, vero Isabella? Uno scheletro era 8 metri, sembra che si aggirasse intorno a 3 metri e mezzo delle persone che vivevano in quelle terre, in quel periodo di tempo. E allora, della promessa che Dio aveva fatto a quel popolo, che avrebbe combattuto per loro, non se la sono sentita. Cioè, l'evidenza dei fatti diceva, non ce la possiamo fare. E tutti l'avevano ammesso, tranne Giosuè e Caleb. Loro dicevano, ce la possiamo fare perché Dio è con noi, Dio ce l'ha promesso. Gli altri dicevano, non ce la facciamo, troppo, troppo difficile da espugnare. Ma c'è qualcosa di difficile per Dio quando Dio fa le sue promesse? Ecco, io mi volevo soffermare proprio sotto questo aspetto e rileggere questo capitolo per trarre alcune considerazioni che valgono anche per noi oggi, perché anche noi abbiamo delle promesse da parte di Dio. E Giosuè sta raccontando al popolo quello che è stata la sua esperienza personale. In questa circostanza lui ricorda proprio questa pena che ha dovuto subire. Lui non aveva alcuna colpa, no? Perché era uno di quelli che aveva creduto in Dio, eppure si è dovuto sobbarcare insieme agli altri tutti 40 anni nel deserto, prima di entrare nella terra promessa. E anche in una fase successiva nella scrittura rimbalzerà sempre questo ricordo così negativo in questo popolo. E se voi prendete il Salmo 95, rimaniamo sempre sul Giosuè, e però ogni tanto andremo a vedere altri passi della scrittura. E se noi prendiamo il Salmo 95, versetti da 6 ad 11, c'è da parte di Davide in questo Salmo il ricordo di quello che è stata l'esperienza subita da questo popolo. È un Salmo di adorazione, oggi siamo venuti qui ad adorare il Signore, ma loro con i salmi adoravano il Signore, e questo Salmo li spingeva proprio ad adorare Dio proprio in virtù di queste esperienze che il popolo aveva passato precedentemente, che anche quelle negative, queste esperienze negative sono piene di una sollecitazione ad adorare Dio, perché anche dalle cose negative noi impariamo che Dio va adorato, che Dio va osservato in tutto quello che dice. Salmo 95, versetti da 6 a 11, dice: venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatto, poiché Egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo di cui ha cura e il gregge che la sua mano conduce. Oggi, sta parlando al momento in cui vive Davide, oggi se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, quando i vostri padri mi tentarono e mi misero alla prova, sebbene avessero visto le mie opere. 40 anni, dice,
40 anni ebbe in disgusto quella generazione e dissi a un popolo dal cuore traviato: essi non conoscono le mie vie, perciò giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Amen. Vedete, questa frase riecheggerà, questa ne sta parlando Giosuè in questo capitolo, ma riecheggerà anche quando Davide farà questo salmo, ma anche poi nel Nuovo Testamento. Noi li vedremo poi nel Nuovo Testamento. Se voi notate il capitolo 23, ritornando al capitolo 23 di Giosuè, inizia proprio al primo versetto, dice: molto tempo dopo che il Signore ebbe dato riposo ad Israele, molto tempo dopo che ebbe dato riposo ad Israele, e ti spiega che cosa intende per questo riposo: liberandolo da tutti i nemici che lo circondavano. Il popolo è già entrato nella terra promessa, ha conquistato la terra promessa, ha vinto tutte le battaglie, perché Dio è colui, perché Giosuè aveva creduto fermamente insieme a Caleb a Dio, e ormai c'è un periodo di pace, di tranquillità, di serenità. Il popolo però è entrato in possesso nella terra promessa, i nemici sono completamente sconfitti. Ecco, questo concetto, cioè del riposo da parte della scrittura, che noi lo ritroveremo. E quando Samuele si presenta e dice: io adesso sono vecchio, io sono vecchio. Guardate che allora non ce n'erano tanti di vecchi, oggi c'è l'inflazione, no? Oggi nella... non guardare soltanto a me, guardiamoci tutto, perché effettivamente, se voi pensate a quella generazione, c'erano soltanto due vecchi in quella generazione, gli altri erano tutti giovani, tutti morti nel deserto, no? Quindi era una rarità. Io credo che quando dica vecchio, non sta dicendo soltanto: guardatemi, io sono andato avanti negli anni, perché questo era evidente. C'era un gap tra una generazione e quella di Giosuè che era enorme, per cui era evidente che io credo che lui invece voglia dire qualcosa di più. Credo che lui voglia dire: io sono la memoria storica di quello che è successo. Erano gli unici due che potevano attestare quello che era stata la loro vita vissuta, le esperienze vissute da quel popolo. E lui si presenta come vecchio, come l'artefice e quello che ha, non l'artefice, colui che ha dovuto in qualche maniera, nel bene e nel male, seguire questo popolo in tutte le cose che ha fatto. E quindi gli rimane nella testa e lui vuole dirlo a questa generazione giovane. In genere noi quando ci rivolgiamo con i nostri discorsi prendiamo sempre a cura i giovani, non è vero? E i giovani sono... il futuro, dice: no, adesso sono il presente, va bene, sono il presente, sono il futuro, ci rivolgiamo a loro e vogliamo sollecitarli a fare qualcosa, no? Invece quando diciamo vecchi, che ne dica Giancarlo, quando diciamo vecchi questa parola quasi quasi ci offende, eh? Se tu dici vecchio a un vecchio, oggi si arrabbia. Se tu dici vecchio, ha una connotazione così negativa che ormai il vecchio è inutile, il vecchio è desueto, il vecchio è da buttare via, il vecchio è da rottamare. Adesso va di moda questa parola, rottamiamo tutti quanti perché sono vecchi, non servono più a niente, anzi ci rompono pure un po', perché hanno bisogno di aiuto. Noi siamo andati a trovare Antonio l'altro ieri, e lui è immobile, ha bisogno di tutto, ed è un peccato perché era un uomo pieno di vita, insomma. Però è così, sotto certi aspetti è così. Ma io credo che dobbiamo valorizzare invece, dobbiamo lanciare, cioè rivedere un po' questa funzione del vecchio. In questa circostanza lui, Giosuè, è la memoria storica. Voi pensate oggi, no? Già Stefano e Palma, quando entrano in comunità, pensateci un attimo, già senza parlare, danno una testimonianza di quello che è la loro vita. Già senza dire una parola, vedevi a braccetto che entrano dentro questa comunità. Lo sapete che messaggio che dà? Di un messaggio di una coppia che, nonostante tutto, io non credo che, se tu glielo vai a domandare a Stefano a Palma, glielo andate a domandare, cioè, ma voi siete così uniti perché
vi siete incontrati bene perché non avete avuto problemi, chissà quante ce ne daranno, quante ce ne diranno, ma non è così. Loro sono la testimonianza vivente, scusami se parlo di voi, ma io mi sento di parlare di voi, perché siete la testimonianza vivente di come si possa mantenere fede alla promessa fatta davanti al Signore, come nonostante tutto quello che è stata la vostra vita, voi uniti venite qui a servire il Signore perché credete alla promessa del Signore. E oggi è una rarità vedere che le coppie che arrivano a quest'età ancora così unite. E questa è la testimonianza. Credono, hanno mantenuto fede alla promessa fatta davanti a Dio. E credono alla promessa di Dio perché hanno detto: io finché ce la farò, noi finché ce la faremo, saremo qua ad adorare il Signore. E pensate che ci sia una testimonianza migliore. Poi andateci a parlare. Quante cose potrebbero dirvi? Quali esperienze potrebbero comunicare? Cerchiamo di rivalutare. Sto lanciando una lancia anche per me. È vero, Vilma? Io credo che la memoria che noi abbiamo delle cose vissute sia qualcosa che ci deve valorizzare, ha un valore aggiunto a questa chiesa. Non soltanto i giovani, sono importanti anche i vecchi. Allora, nella vita di Giosuè noi possiamo vedere proprio questo. Loro, lui specialmente, in questa circostanza, arrivato al termine della sua vita, fa questa, diciamo, questo testamento spirituale e si ricorda tutto quello che è avvenuto in passato, perché lui lo ha vissuto e lo vuole comunicare a questo popolo giovane che ha preso possesso della terra promessa e al quale vuole ricordare quello che è la vita passata di questo popolo. E se voi vi ricordate, io credo che lui ha assistito sicuramente al momento in cui, usciti dall'Egitto, questo popolo si è trovato tra il mare e l'esercito egiziano. Lo ha vissuto, era un bambino. E quando si è ricordato di questo, si è ricordato delle parole di Mosè. Se voi prendete il libro di Esodo, al capitolo 14, i versetti 13 e 14, in quella circostanza Mosè dice delle cose che ci lasciano veramente meravigliati, no? Ripensando poi all'esperienza di Giosuè e di Caleb, che non sono entrati nella terra promessa per paura, guardate la situazione che si era creata, in Esodo 13, scusate, 14, da 13 a 14. E Mosè disse al popolo, e quindi l'ascoltatore era Giosuè anche, no? Disse al popolo: non abbiate paura, state fermi, e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Infatti gli egiziani che avete visto quest'oggi non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Stare tranquilli. Non lo so, come si può stare tranquilli con un esercito che ti sta attaccando alle spalle e il mare davanti? Eppure, perché Mosè poteva parlare così? Perché c'era una promessa del Signore, perché aveva fede nel Signore, perché sapeva che il Signore era con lui. E lo hanno visto. E Giosuè l'ha viste queste cose, le ha vissute, per cui sa con quale Dio sta agendo, con quale Dio, con l'aiuto di chi sta andando avanti, ha combattuto per lui. Quindi capite con quale tipo di Dio noi stiamo agendo, con quale Dio noi stiamo credendo, a quale Dio stiamo credendo. È uno che mantiene le promesse, è uno che quando dice una cosa, quella si avvera, ed è la testimonianza di Giosuè. E Mosè perché poteva dire: ma state tranquilli, non vi preoccupate, Dio agirà per voi, è una circostanza così drammatica che non si era mai vista prima. E perché aveva parlato con Dio, e Dio gli aveva detto, in Esodo 23 c'è una promessa da parte di Dio che è molto simile a quella che poi si riecheggerà in tutta la Bibbia, quando dirà: Dio combatterà per voi, voi siete vincitori, voi siete più che vincitori. Esodo 23, versetti 20 a 23, dice: io
mando un angelo davanti a te, aveva detto a Mosè, e per questo Mosè credeva nelle parole di Dio. Io mando un angelo davanti a te per proteggerti lungo la via e per introdurti nel luogo che ho preparato. Questo luogo l'aveva già preparato Dio per il popolo, era già appartato per questo popolo. Davanti a lui, davanti a questo angelo, comportatevi con cautela e ubbidisci, comportati con cautela e ubbidisci alla sua voce. Non ribellarti a lui, perché egli non perdonerà le vostre trasgressioni, poiché il mio nome è in lui. Abbiamo parlato di quest'angelo dell'Eterno, che era l'Eterno stesso che andava davanti, no? Il mio nome è in lui. Pensate a Gesù. Ma se ubbidisci fedelmente alla sua voce e fai tutto quello che ti dirò, io sarò nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari. Poiché il mio angelo andrà davanti a te e ti introdurrà nel paese degli Amorei, degli Ittiti, dei Ferezei, dei Cananei, degli Ivrei, dei Gebusei, e li sterminerò. Quindi c'è una promessa da parte di Dio. E quando c'è una promessa da parte di Dio e uno ha fede in questa promessa, vuol dire stai tranquillo, state fermi, non vi preoccupate, perché Dio sta con noi, Dio combatte per noi, Dio è nemico dei nostri nemici, Dio combatterà tutte le nostre battaglie. Però pesano su Giosuè quelle che sono questa esperienza negativa dei 40 anni nel deserto, ma questo ha lasciato un segno, ha lasciato un segno indelebile, credo, che ricorda anche nel momento in cui questo capitolo 23 dà questa testimonianza della sua vita. E ci sono stati dei momenti belli nella sua vita e dei momenti brutti. Questo è stato un momento brutto, ma c'è stato un momento bellissimo dove finalmente hanno vinto i giganti. Hanno vinto una città che era soltanto di giganti. E prima di entrare nella terra promessa, ancora prima di entrare nella terra promessa, aveva combattuto due battaglie il popolo di Israele contro gli Amorrei, una contro gli Amorrei, e avevano vinto. E anche contro Gog era un paese abitato soltanto da giganti, quindi si era sfatata praticamente quella paura che questi fossero inattaccabili, sono invincibili, forti, no? E loro avevano superato tutta questa difficoltà perché avevano creduto in Dio, avevano vinto questa battaglia. Ma perché c'era alla base, c'era questa, sempre questa promessa di Dio. In Deuteronomio, al capitolo 3, 21 e 22 versetti, in questo libro di Deuteronomio, dove viene raccontato questo momento, c'è Mosè che ricorda queste cose a Giosuè. Deuteronomio 3, 21 e 22. In quel tempo diede a Giosuè quest'ordine: i tuoi occhi hanno visto tutto quello che il Signore, il vostro Dio, ha fatto a questi due re. Il Signore farà la stessa cosa a tutti i regni nei quali tu stai per entrare. Non li temete, perché il Signore, il vostro Dio, combatterà per voi. Ogni volta c'è questa promessa di Dio: Dio combatterà per voi. E poi dice Mosè, dice a Giosuè, Giosuè era quello che è il delfino, oggi li chiamano delfini, no? Era il delfino di Mosè, perché a lui poi passerà il comando, eccetera. Dice: i tuoi occhi hanno visto quello che Dio ha fatto. Avete vinto i giganti, avete sottomesso gli Amorrei. E sappi che continuerà a fare così finché tu avrai fiducia nelle promesse del Signore, perché ha promesso che combatterà per voi. C'è sempre questa promessa alla base di Dio. Noi dobbiamo imparare a vedere quello che ci succede nella vita personalmente, no? Perché noi sembra che le cose capitano per caso, no? E non ci focalizziamo. E non pensiamo che ogni cosa che ci avviene è frutto di un'azione di Dio nei nostri confronti, perché tu non la scorgi, sembra una vita normale. E qualche volta diciamo: il Signore ha risposto alle mie preghiere. No, adesso non mi ha risposto proprio alle preghiere. Non è che almeno mi ha risposto in maniera differente, non è vero? Invece in ogni cosa nella nostra vita la fede ci dovrebbe spingere a vedere che cos'è
questo Dio che abbiamo. Quando mantiene le sue promesse, dire: Signore, mantiene, ha mantenuto la promessa. Ma quando non mantiene la promessa, perché non mantiene la promessa? Questo è un interrogativo che in genere non facciamo. Perché gli eventi si avvengono così nella nostra vita, no? Abbiamo mai fatto un esame? Abbiamo mai visto con gli occhi della fede quello che ci capita? Impariamo a vedere le cose che ci capitano attraverso questa realizzazione almeno delle promesse, no? Di Dio in noi. E ci accorgiamo che molto spesso, come è avvenuto per Giosuè, per Caleb, hanno dovuto subire 40 anni nel deserto prima di entrare nella promessa di Dio. Forse Dio si stava divertendo a procrastinare questi tempi, non credo. Forse Dio ha cambiato le sue pensieri, no, non credo. Io credo che Dio agisce anche in funzione delle nostre azioni. Se le cose vanno in porto, non vanno in porto, ritardano, anticipano, questo non è perché il Dio si è dimenticato oppure non lo fa poi, ma perché siamo anche noi. Siamo anche noi quelli che gestiamo la vita in funzione di quello che ci dice il Signore. E anche il popolo, quando decide di fare la volontà di Dio, le promesse si avverano. E questa è l'esperienza che vuole dare Giosuè al suo popolo. È questo che vuole comunicare. Lui è colui che ha vissuto e che può dire con estrema precisione quello che è accaduto, in bene o in male. Adesso volevo farvi focalizzare la vostra attenzione sui versetti di 14 e 16 del capitolo 23. I versetti 14 e 16 del capitolo 23 di Giosuè, quando lui sta parlando a questo popolo. Se lo avete ritrovato, dice: ecco, io me ne vado oggi per la via di tutti gli abitanti, della terra. Io sto morendo, tutti moriamo, e lui dice: io me ne sto per andare. Riconoscete dunque con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra che neppure una delle buone parole che il Signore, il vostro Dio, ha pronunciato su di voi è caduta in terra. Tutte si sono adempiute, compiute per voi. Neppure una è caduta in terra. Ma come ogni buona parola che il Signore, il vostro Dio, vi aveva detta si è compiuta per voi, così il Signore adempirà a vostro danno tutte le sue parole di minaccia, finché vi abbia sterminati da questo buon paese che il vostro Dio, il Signore, vi ha dato. Se trasgredite il patto che il Signore, il vostro Dio, vi ha imposto e andate a servire gli altri dei e vi prostrate davanti a loro, l'ira del Signore si accenderà contro di voi e voi perirete presto, scomparendo da questo buon paese che Egli vi ha dato. In genere noi siamo così contenti quando il Signore ci fa delle grandi promesse, noi siamo gioiosi, immaginiamo delle cose meravigliose con le promesse che ci fa Dio, no? E loro anche avevano questa aspettativa, una terra promessa dove scorreva latte e miele, dove si poteva vivere tranquillamente, potevi seminare e raccogliere, potevi avere l'abbondanza di ogni cosa. Ma c'è l'altra faccia della medaglia che noi non vorremmo mai leggere, ma c'è, è vero. Noi quando le cose belle le acchiappiamo subito, le pigliamo subito, queste sono mie, ma quando si tratta di vedere le cose negative facciamo finta, non le vogliamo vedere, come quando uno c'ha un incidente per la strada, sparisce subito dopo tutto quanto, no? Le cose brutte non le vogliamo vedere, le facciamo immediatamente scomparire, ma ci sono. Io quello volevo mettere in risalto, che come ci sono gli aspetti positivi quando si realizza la promessa di Dio per le cose belle, ti sta dicendo Giosuè: guarda che anche per le negative però c'è una conseguenza. E questo noi in genere lo trascuriamo nelle nostre chiese, diciamo sempre le cose belle, non ci diciamo mai le cose, se non avviene questo che cosa succede? Siccome lui, Giosuè, aveva subito sia quelle positive sia quelle negative, poteva dire con certezza
quando era il momento della fede, che credevano nelle promesse di Dio, tutto andava bene e Dio era con loro e hanno conquistato la terra promessa, ma quando non ci hanno creduto hanno subito le conseguenze. E allora dice tutto il consiglio di Dio. Noi dobbiamo dire da questi pulpiti, da quando parliamo con le persone, che non c'è soltanto la cosa bella, ma ci sono anche le cose brutte. Quello che la Bibbia dice, il timore di Dio, non è qualcosa campato in aria, è una riflessione di quello che sono state le esperienze passate, e questa esperienza di Giosuè e questa testimonianza, questo testamento spirituale che lui sta facendo vuole dire proprio questo: state attenti, continuate così, perché lui aveva mantenuto fede alle promesse di Dio e Dio gli aveva dato in mano la terra promessa, l'aveva conquistata. Quindi Dio mantiene sempre le sue promesse. Quando è che non mantiene le promesse? Siamo noi. Quando noi non ci adeguiamo alle promesse di Dio, non facciamo quello che Dio dice, allora Dio dei procrastina, fa venire prima i danni derivanti. Noi abbiamo studiato attraverso lo studio sulla caduta di Gerusalemme. Che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto il re che si comportava, ha fatto ciò che è male agli occhi di Dio. È un ritornello, ha fatto ciò che è male agli occhi di Dio. E abbiamo letto le parole di Giosuè. Quanti anni prima diceva queste cose Giosuè? Che io vi sterminerò, il paese sarà abbandonato. L'abbiamo visto, con la distruzione di Gerusalemme non c'è rimasto nessuno in quel paese. Queste parole che lui ha detto sono delle verità assolute, perché si sono verificate storicamente, la storia ce ne dà una testimonianza oltre che la Bibbia. E quindi è da prendere in considerazione, non sono soltanto cose campate in aria. Ogni promessa di Dio è una promessa condizionata, ci sono delle condizioni che noi ne vogliamo dire, no? E Dio pone delle condizioni, se tu ti adegui a tutte le cose che il Signore dice, se io mi adeguo a quelle, le cose vanno nella maniera in cui dice Dio e i benefici e le benedizioni arrivano, altrimenti arrivano le maledizioni. Da quando Dio ha messo la prima coppia nel giardino di Eden si è sempre verificato questo. Prendi tutti gli alberi, quello no, quello lasciano stare, e loro hanno preso quello che dovevano lasciare stare. E poi qualcuno diceva, ecco, io metto davanti a voi le due vie, scegli la via del bene, te lo dice, scegli la via del bene, ce lo dice continuamente. Però l'uomo no, l'uomo poi sceglie, mette, ma dice, ma allora questo Dio ogni volta dice ti incute di voi, perché se ti parla così, no, non ti mischiare con queste popolazioni, non seguire gli altri dei, non ti mischiare, non sposarti con queste donne, stermina tutto, fai... Dice, ma allora ci vuole incutere timore? No, io non credo che sia questo. Ci vuole incutere la paura. Diventa paura quando noi non osserviamo la parola di Dio. Ma io credo che Dio ci voglia far fare delle scelte consapevoli. Questa è la realtà. Ognuno di noi fa nella vita delle scelte consapevoli. Io so che cosa mi aspetta se faccio questo e so che cosa mi aspetta quando non lo faccio, faccio tutt'altra cosa. E Dio ci pone sempre questa alternativa davanti. E ti dice però sempre, scegli il bene, scegli il bene. E così è sempre verificato questo, nelle promesse di Dio, si è sempre verificato questo. E non dire che ce lo nascondiamo, dobbiamo dire quello che è completamente il consiglio di Dio. Quando abbiamo visto in questo inizio del capitolo 23, si parla di un momento di riposo del popolo di Israele, ma si parla anche, Davide parla di un momento di riposo, ve ne siete accorti nel Salmo 95. Giosuè, nel tempo di Giosuè c'era un periodo di riposo per il popolo, nel tempo di Davide c'era un periodo di riposo per il popolo, ma per noi il Nuovo Testamento parla di questo periodo di riposo. Io vorrei invitarvi ad andare a Ebrei al capitolo 14, Ebrei al capitolo 4, Ebrei al capitolo 4. Perché c'è una continuità nella storia, da allora, dall'inizio, fino alla fine. È una cosa che riguarda anche noi.
quando parla di questo riposo, dice, stiamo, Ebrei al capitolo 4, i versetti da 1 a 3, se poi leggerete a casa tutto il capitolo, il concetto che ne esce fuori è proprio di questa continuità della storia dell'uomo e di questo periodo di riposo. In questo capitolo si parla proprio del periodo di riposo, di questa storia del riposo. Stiamo dunque attenti, dice a noi, la promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di esserne escluso. Era valida per gli ebrei di allora che entravano nella terra promessa, era valida per Davide che stava già nella terra promessa, è valida anche per voi oggi, dice questa promessa. Nessuno pensi di esserne escluso, perché tu puoi fare la scelta che vuoi, sia nel popolo di Dio, sia fuori il popolo di Dio, le conseguenze saranno quelle che dice il Signore, che tu ne puoi pensare. Dice, a me non mi importa niente, no, ti deve importare, perché questo è, se tu fai parte del popolo di Dio, sappi che non ne sei escluso, tu non fai parte del popolo, vale anche per te, perché in qualche maniera la promessa di Dio si avvera, in senso positivo e in senso negativo, quella si avvera. Allora, stiamo dunque attenti, la promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di esserne escluso, perché a noi, come a loro, ai tempi di Samuele, della vita di Samuele, è stata annunciata una buona notizia. È accaduto così. Il Dio ha detto, voi potete entrare nella terra promessa, voi potete salire a combattere, no? Ed è stata data questa buona notizia, questa promessa di Dio che avrebbe combattuto con loro si sarebbe verificata, e anche oggi si è verificato questo. Qualcuno ci ha dato una buona notizia, il Dio ci dà una buona notizia, e anche oggi sono attuali queste cose. A loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata, e quindi sono morti nel deserto, hanno preso la parte negativa delle promesse di Dio e quindi non hanno potuto vedere la realizzazione delle promesse di Dio, perché non avevano avuto fede, non avevano creduto alla promessa di Dio che si potesse fare così. Noi che abbiamo creduto, infatti, entriamo in quel riposo. Come Dio ha detto, così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla creazione del mondo. Quando dice nel mio riposo, uno pensa, ma allora sarà quel riposo quando Dio ha creato i cieli e la terra, no? Sarà quello il riposo di Dio? Dice il mio riposo. Dice, no, ma non è quello il riposo che tu aspetti oggi. È forse quello il riposo ai tempi di Samuele? Dice no, perché Davide ne parla di questo riposo, quindi c'è ancora un altro riposo, mi sta dicendo la lettera di Ebrei, c'è ancora un altro riposo. E credo che ci sia quel riposo che riguarda tutti questi eventi messi insieme. L'entrare nella terra promessa, un periodo di pace, un periodo di serenità, una stabilità, il nemico che non c'è più, una nuova creazione. Guardate quante cose ci sono in questa promessa, una nuova creazione. Quando Dio ha creato i cieli e la terra, cominciava sia la luce, e la luce fu, e questo era buono, diceva. Poi ha separato le acque dalla, e questo era buono, ha messo gli alberi, e questo era buono, tutto era buono. Quando fa l'uomo dice, questo era molto buono, io credo che quel periodo sarà molto buono, perché riguarda sempre l'uomo. Non dice la scrittura che le cose che non ci sono mai salite in cuore sono quelle che aspettano Dio. Quando Vittorio poco fa ci ha ricordato le parole di Gesù in Giovanni 14, che dice, ecco, io vado a prepararvi un luogo, e se no non vi avrei detto che vado a prepararvi un luogo, e quando io tornerò vi prenderò con me. Lo dice esattamente così. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no vi avrei detto che io vado a prepararvi un luogo,
Quando sarò andato e vi avrò preparato il luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siete anche voi. La promessa di Dio è: tornerò. Tornerò. È una promessa che Dio ha fatto ai suoi discepoli, ai suoi ai credenti, ai cristiani. Tornerò affinché voi possiate stare con me. E quando parla di Gesù e dice: ecco, io faccio ogni cosa nuova, c'è una nuova creazione, dove dice che non ce n'è più pianto, né grido, né pena, tutte le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove, e così via. Noi abbiamo la medesima speranza di entrare in un riposo che non è quello del popolo di Israele, che per una parte ha avuto quel riposo, non è quello del periodo di Davide, che ha preso un periodo in cui sono finite le battaglie, ha goduto di una lunga vita, non è neanche il periodo di riposo di Dio che si è riposato, ma dove c'è una nuova creazione e dove noi possiamo vivere in pace, perché anche la morte sarà sconfitta. Quindi noi siamo in attesa della realizzazione di questa promessa. Da quando Gesù ha fatto questa promessa ai suoi discepoli, ogni cristiano di ogni tempo si aspetta, guardando verso l'alto, di vedere Gesù che compare tra le nuvole per pigliarlo con lui. E c'è questa parola che viene detta continuamente: Maranatà, vieni Signore Gesù. E quella è l'attesa e la promessa di quel riposo che lui ci darà, specialmente nei momenti in cui noi siamo sconfortati. Guardiamo a questa promessa e cerchiamo di entrare in questo riposo tutti quanti insieme. Che Dio ci benedica. Amen.